Grazie Andrea, sono Luca Colombo, per chi non mi conoscesse, sono da circa un anno in Facebook e volevo approfittare di questa ricerca che abbiamo realizzato insieme all'Explora per raccontarvi un po' quelle che sono le nostre esperienze con il mondo televisivo, ossia approfittare di questo evento per darvi qualche aggiornamento, vuoi di prodotto, vuoi sui numeri, ma altrettanto raccontare come vediamo noi il mondo televisivo e che tipo di ruolo noi vogliamo avere rispetto alla televisione. E lo farò con degli esempi. Quindi partirei innanzitutto con questi sono i tre temi che vorrei toccare. Quindi vorrei partire innanzitutto con un veloce aggiornamento su Facebook, nel senso che tutti quanti voi conoscete Facebook, magari qualche informazione un po' più fresca potrebbe essere utile, anche nell'ottica di avere una vista minima su quello che succederà nei prossimi giorni. E poi addentrarci proprio sul tema Facebook e TV, che collima quasi al 100% con quello che è emerso dalla ricerca. Non l'abbiamo fatto apposta, però quello che sta avvenendo nella vita reale è ciò che poi dopo viene evidenziato, viene sollevato, se vogliamo, dai numeri che abbiamo visto prima. In tal senso, partiamo da cos'è Facebook. Facebook ha una missione che è quella di fare condivisione e connessione di persone, cose, passioni, interessi, quindi in generale nella nostra missione c'è proprio quello di mettere in contatto le persone con tantissime cose e anche persone. In questo senso quello che abbiamo osservato è che le connessioni ormai stanno un po' cambiando il mondo, o perlomeno il mondo come siamo abituati a vederlo, cioè le connessioni vanno un po' al di là dei confini nazionali, non siamo più abituati a guardare una relazione tra Milano e Roma, ma oggi spesso succede che le persone, anche italiane, sono in connessione con tantissime altre contatti in giro per il mondo. C'è una fantastica rappresentazione di quella che è l'attività fatta su Facebook e le connessioni realizzate da, peraltro, uno stagista di Facebook un anno fa, che proprio mette in evidenza come le connessioni anche in Italia tra italiani non sono soltanto all'interno del nostro account, ma oramai sono sparse in tutto il mondo. Questo per un broadcaster o per un advertiser, quindi per un'azienda che è un investitore pubblicitario, oppure per un'azienda che produce contenuti, è importante e comincia a fare la differenza. In questo senso è chiaro che i numeri poi dopo vanno un po' di conseguenza, quindi in questo momento nel mondo ne abbiamo 800 milioni di persone che tornano ogni mese. Sottolineo, non siamo interessati al numero di persone che si sono registrate, ma siamo interessati al numero di persone che sono registrate e che utilizzano quello strumento. Okay? Quindi queste 800 milioni di persone sono 800 milioni di persone che hanno fatto almeno un'attività nel mese. L'altro dato interessante che non è stato evidenziato moltissimo nella ricerca, però l'ha accennato Andrea prima, è il dato mobile. Oggi la convergenza, se vogliamo definire con questo termine, tra web e cellulare la stiamo vedendo tutti i giorni, con il fatto che il cellulare è un numero tra gli utenti che sta crescendo molto più velocemente rispetto alla crescita totale degli utenti, quindi l'utilizzo dello strumento mobile per accedere a Facebook è praticamente una consuetudine. E accenderò magari velocemente ad alcuni fenomeni che abbiamo visto per l'Italia quando guardiamo proprio i dati specifici del nostro paese. Il dato poi che dicevo prima è importante, non è soltanto guardare il numero di utenti che utilizzano Facebook nel dato nell'arco temporale mensile, ma è l'assiduità con la quale accedono a queste informazioni o al servizio. Una cosa che mi colpisce nei 10 anni di esperienza che ho nel mondo online digitale è proprio la frequenza con la quale le persone utilizzano Facebook. Ogni giorno ci sono veramente tantissime persone che poi si manifestano anche con il livello di utilizzo. Un esempio è ci sono 2 miliardi al giorno di post che vengono o commentati o sui quali viene espresso un apprezzamento, che è una traduzione nostra interna di like, quindi vengono fatti 2 miliardi di like o commenti su ogni post oggi nel giorno nel mondo. Questo dato poi ovviamente è un riflesso di quanti sono gli utenti che accedono a Facebook nel giorno nel mondo, cioè ci sono più di 500 milioni di persone che accedono al nostro servizio ogni giorno, che per noi, questo è un dato che utilizzo sempre per dire che cos'è Facebook, che tipo di azienda è Facebook. Facebook è un'azienda tecnologica, siamo un abilitatore tecnologico e questo numero è un po' una rappresentazione di questo. La sfida tecnologica che noi abbiamo per riuscire a servire 500 milioni di persone ogni giorno, garantisco, non è una sfida banale. 500 milioni di persone che arrivano ad uno sportello più volte al giorno non sono proprio numeri piccoli e non so quanti oggi nel mondo riescano o stiano gestendo una sfida di questo genere.
Quindi noi siamo un'azienda tecnologica che in questa giornata parlare di televisione sembra quasi vogliamo entrare in un campo di altri. Noi siamo sempre un'azienda tecnologica e continueremo a fare l'azienda tecnologica aiutando gli altri media o altre industrie. Quello che dicevo come assiduità di utilizzo poi dopo si esprime anche con quante sono le foto che ogni giorno vengono caricate su Facebook. Questo è un numero. Ora, se pensate ancora una volta al tema di prima, sfida tecnologica, siccome le foto sono un impegno, uno sforzo non indifferente da un punto di vista tecnologico di quantità di dati da trasmettere, caricare 250 milioni di immagini ogni giorno per numero di server, per banda e capacità di servire le persone con una certa velocità, ancora una volta è un impegno piuttosto importante. Questi numeri traslati poi sul mercato italiano riflettono con questa slide. Quindi con gli 800 milioni che dicevamo prima nel mondo, in Italia si parlano diciamo con 21 milioni. Faccio presente che 21 milioni sono appunto attivi e sono una percentuale di quei 26-27 milioni che AudiWeb comunica più o meno ogni mese, ossia quanti sono gli italiani che accedono ogni mese a online, in Italia appunto, 26-27 milioni, siamo arrivati a 27 milioni dall'ultimo dato di AudiWeb, 21 su 27 sono gli italiani che utilizzano Facebook nel mese. Il dato interessante, ancora una volta, ripeto, per quello che è una mia esperienza, è vedere quanti utilizzano Facebook nel giorno. 13 milioni utilizzano Facebook ogni giorno, tutti i giorni. Ora, se guardate questo aspetto, è chiaro che dire Facebook e televisione o social e televisione sembra quasi un po' vedere delle audience abbastanza paragonabili, perché quando parliamo di 13 milioni al giorno, e riferendoci se vogliamo al mondo televisivo, parliamo di un festival di Sanremo, di una finale di festival di Sanremo, Vieni via con me, che è stata una trasmissione di successo, ha fatto 9-10 milioni ad ogni puntata, una partita tipo Italia-Paraguay, prendo degli esempi che mi ricordo proprio a memoria, Italia-Paraguay nell'ultimo mondiale ha fatto 14 milioni di ascoltatori. È chiaro che qua parliamo di 13 milioni in 24 ore, lì parliamo di 14 milioni in un arco temporale più ristretto. Come? 90 minuti. Esatto, però è chiaro che stiamo parlando di numeri che sono ovviamente ben superiori al primo quotidiano in Italia per numero di lettori, ben superiore alla prima radio in Italia in termini di ascoltatori nel giorno medio, che credo che siano 7 milioni per Radio 1, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di un fenomeno piuttosto importante, non tanto per il mese, ma quanto per il giorno. L'altro dato, altrettanto importante, è 7 milioni e mezzo di utenti che utilizzano Facebook, quindi 7 milioni e mezzo dei 21 utilizzano Facebook anche oppure soltanto, in realtà buona parte è anche da mobile, okay? Quindi questo è un numero che sta crescendo in maniera importante ed è un numero, accennavo prima, che vediamo crescere soprattutto nei momenti di vacanza, l'estate, il Natale o la Pasqua. Perché? Perché le persone vogliono accedere al servizio, vogliono rimanere, come abbiamo visto nella ricerca, vogliono rimanere in contatto con i propri contatti, vogliono rimanere in contatto con i propri amici, colleghi, sono appassionati di alcuni temi, vogliono rimanere sempre vicini a questi, lo fanno attraverso Facebook in vacanza, in spiaggia, non hanno un PC, non hanno un dispositivo che permetta di accedere come fanno tutti i giorni, il cellulare è lo strumento. E nel mese di agosto proprio abbiamo visto una crescita, cioè il mese di agosto tipicamente è un mese morto per buona parte dei business in Italia, noi abbiamo visto una forte accelerazione del numero di utenti che accedono a Facebook da mobile. Oggi abbiamo un vincolo che è derivante da quanti sono gli utenti che in Italia hanno una connessione mobile internet, che non è ancora così elevata, però sta continuando a crescere. E vi dà anche il raffronto 7,5 rispetto a 21, confrontato a 350 su 800, di come l'Italia sia un po' più indietro in termini di connessioni internet mobile rispetto alla media mondiale. Okay? Siamo sicuramente indietro rispetto alla Germania, alla Francia, sicuramente gli UK, magari un po' più avanti rispetto ad altre nazioni, però certamente siamo sotto la media. Okay? E questo è un ambito sul quale stiamo assolutamente crescendo moltissimo ed è un'opportunità peraltro per un mercato del telco. Okay? Scusa, per più 65% in alto è la crescita di questo? No, dice il 13 su 21 sostanzialmente, cioè ogni giorno in Italia ci sono, si faceva riferimento alla slide precedente, ogni giorno, sì. E in Italia sono ancora di più, cioè il dato 500 su 800, sì. È un numero che percentualmente vede l'Italia superare la media, okay. Okay, in questo senso, quindi il 65% era un numero che più o meno cambia di mese in mese, però è abbastanza stabile di quello che sono il numero di utenti
mensili che tornano su Facebook su base quotidiana. Ok. Quindi in questo senso, se volete, questo è un po' l'aggiornamento in termini di numeri. Volevo approfittare, come dicevo prima, per darvi, se volete, un giusto e veloce, non annuncio, però rinfresco su quello che abbiamo annunciato qualche settimana fa e che dovrebbe essere poi dopo live nei prossimi giorni, che è il nuovo profilo degli utenti, quella che è stata chiamata Timeline, che cerco di, se volete, raccontare attraverso un video prima di tutto. Del nuovo profilo, ovviamente il profilo si focalizzerà molto su quello che è una linea, se volete, temporale che racconta un po' la vita delle persone, molto incentrato su immagini, fotografie e anche video che sono da un punto di vista visivo molto più facili da leggere e saranno molto più impattanti da un punto di vista proprio di ricordo. In questo senso ovviamente cerchiamo di raccontare, di riepilogare un po' quella che è la vita reale delle persone. Faccio sempre un po' riferimento a questo per ricordare che su Facebook per policy le persone devono lasciare i loro dati reali, cioè nome e cognome. Quando c'è un profilo che non è reale e gli utenti lo segnalano e abbiamo evidenza che quel profilo non è reale, viene chiuso. Okay? In questo senso per noi è importante che le persone effettivamente lasciano quella che è la loro esperienza quotidiana, come dicevo prima, è legata a passioni, interessi, quindi è una sorta di libro bianco che viene poi riempito, come abbiamo visto, con immagini, come dicevo prima c'è una specie di copertina, rimangono sempre poi le foto, gli amici, con un'esperienza un po' diversa e certamente, come vedete nella linea centrale, con un continuum temporale che può essere, se vogliamo, navigato in alto a destra attraverso quelle che sono le date. Vado veloce perché comunque quello che è la timeline porterà con sé tutta una serie di nuove applicazioni che le aziende potranno utilizzare per rimanere in contatto con i propri consumatori e altrettanto andare al di là del concetto di Laika. Il concetto di Laika è qualcosa che è stato lanciato circa un anno fa, più o meno tutti quanti voi lo conoscete, sembra una cosa di diverso che esiste da parecchio tempo, in realtà poco più di un anno. Non contenti di quello che ha raggiunto come numero il pulsante Laika, stiamo andando un po' oltre con quelle che sono le custom action, ossia stiamo mettendo a disposizione degli sviluppatori delle applicazioni che non permetteranno di dire sto facendo qualcosa, mi piace quella marca, piuttosto che sto guidando un'auto e posso esprimere questo concetto con un pulsante che è Like, ma posso dire sto guidando quest'auto, sto guardando questo film. Quindi ci sono i concetti di custom action, cioè ci sono dei verbi che le aziende potranno decidere di adottare in totale libertà rispetto a quelle che sono policy di Facebook per descrivere meglio le azioni dei consumatori. In tal senso, ancora una volta un video. We'll be right back.
visto da questo esempio, queste sono già attività presenti, perché quando abbiamo annunciato queste applicazioni già alcuni partner avevano sviluppato dei prototipi come Nightclass piuttosto che Spotify e altri. Sono esempi di applicazioni che proprio fanno vedere come prima esprimevo il cooking con un like, esprimevo sto correndo con un like, oggi posso proprio mettere il verbo della mia azione definito dall'azienda in maniera totalmente autonoma, ripeto, rispetto sempre in linea con le policy di Facebook. Possono sviluppare applicazioni che qualificano ancora di più e meglio le attività che vengono fatte dai consumatori. Questi sono un po' i due annunci che abbiamo fatto, quindi nuovo profilo per gli utenti e custom action con nuovi verbi, cose che arriveranno a breve, e mi piaceva approfittare di questa opportunità perché lanciate negli Stati Uniti, raccontate negli Stati Uniti, non avevamo mai avuto occasione qua in Italia di dare, se vogliamo, un po' di amplificazione di tutto questo. Detto ciò, volevo concentrarmi proprio sul tema Facebook, la televisione, cioè come oggi Facebook, strumento tecnologico, azienda tecnologica, aiuta altri media a migliorare o quantomeno a certamente far crescere i propri business. In tal senso, premessa, questa parte della presentazione si articolerà su due fronti. Uno, come Facebook aiuta, se vogliamo, le aziende che producono contenuti, distribuiscono contenuti sul mezzo televisivo, quindi broadcaster, e come Facebook può dare una mano a coloro che fanno advertising, quindi le aziende che fanno comunicazione all'interno di Facebook, per migliorare le loro attività di advertising. Innanzitutto, la parola chiave è amplificazione. Quello che fa Facebook è prendere qualche cosa e mettere uno strumento tecnologico che amplifica, se volete, un contenuto televisivo, una discussione derivante da una trasmissione televisiva sulla rete, oppure una campagna, un prodotto lanciato sulla televisione con degli spot, e farli discutere in rete o quantomeno amplificare ancora di più quello che è l'effetto derivante da un'esposizione televisiva di uno spot di 30 secondi o più. In tal senso, focalizziamoci sulla parte più di broadcaster. Escursus storico, nel senso, se ricordiamo un po' com'era la televisione, parecchio tempo fa, perlomeno io sono nato con il carosello. Per me era un momento delle 8:30 di sera, se non ricordo male. Mi ricordo che degli spot altrettanto discussi come la Carmensita piuttosto che la mucca della Limes, cioè dei momenti di aggregazione, forse un po' estremizzato, però dei momenti certamente vissuti nella famiglia, momenti quasi sociali. Sicuramente quello che sta un po' avvenendo è che la televisione ha portato a vivere la televisione, appunto, l'esperienza televisiva in maniera un po' più isolata, e quello che stiamo vedendo invece in questo periodo è che c'è di nuovo un ritorno all'aggregazione. Pensiamo che il mondo social, non soltanto Facebook, il mondo social possa avere un ruolo e abbia avuto un ruolo, se penso ad alcune trasmissioni televisive che in parallelo hanno avuto tantissime discussioni online. Oggi questo, certamente in maniera virtuale oppure come rappresentato da questa immagine, fa un po' tornare a quello che, se vogliamo, erano un po' le origini della televisione, cioè di momento certamente aggregante e, se volete, sociale. In questo senso, quindi, un po' il ruolo di Facebook, come dicevo prima, va un po' su tre ambiti. Noi ci presentiamo un po' le aziende che vogliamo dire advertiser, broadcaster o aziende di qualsiasi settore merceologico, un po' con questi tre pillar. E la parte tecnologica è certamente importante per un broadcaster, la parte di inserzione per un advertiser, però le pagine, in generale la presenza sul mondo social, è qualcosa che è trasversale un po' a tutti questi mondi. In tal senso, prendiamo degli esempi di come tutto quello che ho appena detto si concretizza. Ora, penso che buona parte di voi si ricordino di quello che è stato l'insediamento di Obama alla presidenza degli Stati Uniti, il suo ingresso alla Casa Bianca, cioè l'inizio del suo mandato, è stato trasmesso live da CNN. Questa era l'esperienza su CNN.com, con la parte di destra che vedeva i commenti delle persone. Quindi quello che raccontava Obama live veniva poi commentato con le persone. Tutto questo è stato fatto live, ma la discussione è andata avanti poi anche
una volta terminato la diretta televisiva. Quindi questo è un esempio di come l'aggregazione, in questo caso virtuale, di un programma televisivo sia abilitata attraverso, nel caso, in questo caso era Facebook, okay? Quindi è facile l'esempio, però come Facebook da un punto di vista tecnologico, perché la parte di destra non ha significato sviluppo di nulla da parte di CNN.com, questa parte di tecnologia sia un fattore abilitante per rendere l'esperienza CNN.com live streaming ancora più ricca. In tal senso ci sono tantissimi esempi già oggi nel mondo, e ve ne porto alcuni, alcuni anche locali e altri un po' degli Stati Uniti. Questa è la trasmissione di quest'anno del Super Bowl. Nel Super Bowl, nel caso specifico Fox, permetteva attraverso la trasmissione via cavo di avere un'integrazione di commenti e di status update su Facebook, quindi c'era la possibilità da parte delle persone con i propri amici di commentare e di sentire e vedere quello che gli altri amici appunto guardavano e pensavano di ciò che stava avvenendo nel Super Bowl. Tutto questo poi dopo aveva una sua traslazione anche negli spot, cioè durante gli spot questo poteva avere poi delle sue declinazioni. In alto a sinistra, credo che questo sia un esempio di UK, X Factor ha avuto trasmissione televisiva, presenza su Facebook web, ma anche su mobile, quindi anche questo è un esempio di come posso seguire o quantomeno posso rimanere in contatto con un prodotto televisivo su piattaforme che non sono soltanto il tubo catodico, utilizzando un termine oramai datato. Però certamente Facebook in questo caso ha permesso a X Factor di avere una presenza trasversale su diversi mezzi che nella descrizione appunto di Andrea, multitasking è certamente importante, perché qualche certi tipi di target non vanno in televisione ma li puoi raggiungere magari con altri strumenti. Questo invece a sinistra è ciò che ha comunicato Mediaset qualche mese fa, ossia nel set-top box hanno integrato la presenza di Facebook, nel senso che stai guardando un programma televisivo, lo puoi condividere con i tuoi amici attraverso un pulsante che è appunto indicato con la scritta amici. Questo è un esempio di integrazione, ancora una volta, espressione tecnologica per migliorare sempre di più la presenza, migliorare ancora di più, se volete, quello che è la presenza di amici all'interno di un'esperienza televisiva. Sono esempi tecnologici questi che permettono, come dicevo prima, di amplificare, migliorare quella che è la visualizzazione, l'esperienza all'interno della televisione, altrettanto fare marketing del proprio programma, perché comunque la pagina su Facebook mi permette, prima di un programma, di anticipare dei contenuti, quindi creare quella fase di teasing. Quindi sono alcune tematiche che certamente oggi il social permette di fare. Dall'altra parte però ci sono anche altri esempi che permettono di monetizzare, quindi abbiamo parlato di filosofia, no, parliamo anche di poi revenue concrete. Questa è una notizia uscita qualche settimana fa, il Channel 5, che è un canale UK, trasmette il Big Brother, quindi il Grande Fratello, e come tutti i reality hanno le votazioni, ci sono le votazioni. Questi sono alcuni dei dati che hanno condiviso con la stampa e hanno raccolto 2 milioni di voti. Credo che nelle prime 9 settimane sono stati raccolti 1,5 milioni di voti tra tutti i canali disponibili, e il 47% di questi erano realizzati attraverso Facebook. Okay? Attenzione, in questo caso per poter votare su Facebook si potevano utilizzare i credits. I credits sono una moneta non virtuale ma reale che viene utilizzata all'interno della nostra piattaforma per realizzare alcune attività. Acquistare prodotti virtuali oppure in questo caso votare, eccetera eccetera. Quindi queste erano opportunità di revenue per un broadcaster, quindi anziché monetizzare attraverso l'SMS o comunque la telefonata, anche Facebook rappresenta un canale di monetizzazione per un broadcaster che ha magari la sua audience in quel momento online e che trova più conveniente realizzare quella votazione senza alzare il telefono, senza mandare un SMS, ma semplicemente andando online su quella pagina e esprimendo un voto con l'applicazione disponibile sulla nostra piattaforma. Quindi scusa, l'utente per farlo doveva utilizzare i credit? Se vuole utilizzare... In alcuni casi si possono utilizzare i credits, in questo caso si potevano utilizzare appunto i credits, in altri casi invece vuoi lasciare libera la votazione, quindi non necessariamente deve generare revenue, quindi puoi fare entrambi i casi, però ho raccontato, se volete, l'esperienza più monetizzazione, è anche questa un'opportunità per il broadcaster per creare business, quindi non volevo rimanere soltanto sulla parte free, ma ok. Quindi insomma, io pago e voto in questo caso, pago col credit e voto. È un po' come quando mandi l'SMS. No, infatti è interessante. Sì, ok. Andando avanti, quindi vi porto un altro esempio di come la televisione, in questo caso è
La televisione con la sua, se volete, declinazione più artistica. Sanremo è stato comunicato ieri, andrà Morandi e Mazzi hanno proprio comunicato che Facebook sarà un elemento centrale per il casting dei giovani che poi saliranno sul palco di Sanremo. La selezione dei giovani passerà attraverso Facebook. Non è stato ancora comunicato nulla, però probabilmente ci auguriamo che questo possa essere poi un ulteriore punto di riferimento per estendere l'audience di Facebook nel momento in cui ci sarà proprio anche la trasmissione televisiva. Però questo è un altro esempio ancora più, se volete, recente, ieri, un esempio locale, quindi Italia, di come c'è anche un'opportunità di, permettetemi di dire, un po' svecchiare un brand che è Sanremo su un target che è Facebook, che è tipicamente, se volete, un target internet che tocca diverse fasce, però è ancora mediamente più giovane rispetto alla totalità della popolazione italiana. In generale, quindi, questi sono un po' i temi, quelle che sono le opportunità per un broadcaster. Quindi, innanzitutto, abbiamo visto prima quel tema Super Bowl, better viewing, quindi io posso avere un'esperienza di visualizzazione sto guardando un programma televisivo con un'esperienza integrata attraverso il mezzo Facebook, nello specifico ma il mezzo social. L'altra parte importante è il better discovery, comunque quello che fa Facebook è rendere più facilmente visibile ai consumatori quelli che sono contenuti video, cioè il fatto che Facebook sia un abilitatore tecnologico per far condividere e quindi scoprire contenuti, non soltanto televisivi ma in generale. L'altro aspetto è better marketing, abbiamo citato prima con il tema X Factor. Certamente oggi Facebook è anche un'opportunità di marketing per un broadcaster che ovviamente deve far conoscere il suo programma, il suo prodotto televisivo su un audience che tendenzialmente magari è un po' più lontano da quella che è l'audience televisiva. E infine better monetization, cioè l'esempio che ho fatto prima dei credits, c'è la possibilità, c'è l'opportunità di utilizzare Facebook come piattaforma anche di monetizzazione. Questo è un po', se volete, il riassunto di ciò che è un'opportunità di Facebook, televisione con broadcaster. Per un advertiser cosa succede? Un advertiser tipicamente, quindi posso fare Facebook nelle sue aree di comunicazione tradizionali, che approfitto con questa slide per riepilogare, ci sono pochi spazi pubblicitari su Facebook, non c'è intrusività, non ci sono formati che certamente vanno ad impattare su quella che è l'esperienza di navigazione. Riteniamo che la rilevanza debba derivare non da interruzione di attenzione ma semplicemente da valore aggiunto dato per il consumatore, e più riusciamo a raggiungere questo e più l'utente tornerà su Facebook e l'advertiser avrà dei risultati. Quindi dicevo prima, pochi oggetti pubblicitari, semplice, c'è la home page, quindi l'area definita con newsfeed, quindi la pagina alla quale guardate tutti i giorni e che riepiloga un po' tutte le attività che avete dai vostri amici, brand e quant'altro, ha soltanto un oggetto pubblicitario. Quindi sulla pagina newsfeed, sulla home page, c'è soltanto un oggetto pubblicitario, okay? Non di più. E questo, questa pagina è la pagina che viene vista tutti i giorni, ogni giorno, da 13 milioni di persone. Quei 13 milioni di persone passano sicuramente da qua. Il 27% del tempo, se non ricordo male, del tempo speso su Facebook è speso all'interno di questa pagina. Okay? Quindi su questa pagina più di un quarto del tempo che ogni consumatore, ogni utente spende su Facebook. Su tutto il resto del sito, quindi sulle pagine dei profili, sui profili, sulle pagine delle aziende, ci sono questi formati, quattro, che sono ovviamente a rotazione secondo un meccanismo d'asta. Quindi questo è quello che noi offriamo alle aziende che fanno comunicazione, e volevo sfruttare questo momento proprio per dare un po' di esempi di ciò che sono anche risultati ottenuti da aziende con alcuni formati. Nello specifico ci sono dei formati come questo, che ripeto è unico sulla home page, che se pianificati in una modalità definita reach, blocco target, block, permette di raggiungere la totalità di quel target in un giorno. Il target può essere i 13 milioni, oppure possono essere una parte di questi, si possono fare delle segmentazioni. Chiaramente parlando di totalità, quindi possiamo raggiungere 13 milioni di utenti in un giorno, questo prodotto permette di raggiungere sicuramente singole persone, perché sappiamo con username e password quali sono le singole persone, quindi non facciamo duplicazione, e altrettanto stiamo attenti a non sovraesporre il messaggio alle persone, perché sopra 5
numero di esposizioni in un giorno per utente, esatto, riteniamo che ci sia una saturazione del messaggio, quindi non vogliamo far disperdere uno l'investimento e altrettanto vogliamo essere efficaci nel messaggio. Quello che vediamo con alcuni brand che hanno utilizzato questi prodotti è che i grafici rappresentano una dimensione che è la notorietà spontanea di quel brand, okay? Queste sono misurazioni fatte di notorietà spontanea di quel brand in occasione delle pianificazioni fatte proprio in un giorno. In questo caso il primo era luglio dell'anno scorso, nel ricordo male, Gillette. Nel momento in cui si fa una pianificazione con quell'oggetto che il percepito dice ma non lo vede nessuno, ma è poco intrusivo, quindi la percezione è che non siano efficaci, il risultato è che comunque ci sono degli spike, quindi dei picchi di notorietà spontanea in quel giorno specifico, proprio a valle di quelle campagne. Questo è avvenuto con brand, se vedete, vi portiamo degli esempi di aziende che tipicamente lavorano con noi, tipicamente noi lavoriamo con il largo consumo, qua vedete appunto Gillette e Galvani, e poi un caso specifico di Nokia che fa vedere come questo oggetto Facebook Reach Block poi è paragonabile all'interno di una campagna un po' più estesa, quindi 3 mesi, in questo caso era il lancio dell'N8 l'anno scorso, come quell'oggetto, che impatto ha quell'oggetto anche confrontato a attività di lancio, quindi magari attività stampa e quant'altro, o utilizzo della televisione. Quindi volevo utilizzare questo momento proprio per dire come i nostri oggetti, che non sono certamente impattanti così come siamo abituati a pensare, sono però certamente inseriti bene all'interno di un prodotto, hanno, se pianificati in maniera corretta e opportuna, dei risultati certamente rilevanti. L'altra parte, e sono in conclusione, importante è la targetizzazione, ossia questo è uno studio fatto da Nielsen, credo un white paper pubblicato da Nielsen a settembre, che dice sostanzialmente come, se voglio, qual è l'efficienza o l'effettivo raggiungimento di un certo target confrontato su diversi mezzi. Intendo dire, se voglio raggiungere un audience, ho fatto diversi studi e su diverse campagne hanno visto che se voglio raggiungere un audience molto larga, quindi dai 18 ai 54 anni, uomo o donna, parliamo del mercato americano in questo caso, l'effettiva capacità di un programma televisivo come American Idol, che quindi su un pubblico generalista, o di un portale web generalista, o di Facebook, l'effettiva capacità di raggiungere quel target è del 55%, 72% e 95%. Okay? Ossia la capacità che ha Facebook, quindi la copertura su quell'effettivo target è di questo tipo, Nielsen lo racconta. Se poi vado ancora di più a restringere quel target, quindi la capacità di andare molto più, se volete, in maniera chirurgica su un certo tipo di profili o un certo tipo di segmenti, vediamo che questa efficacia scende ancora di più, quindi l'effettivo raggiungimento di quel target, programma generalista 11%, portale generalista 35%, Facebook è un 90%, quindi scende, però certamente ha dei valori piuttosto elevati. Questo è un altro esempio di come volevo associare questa slide o questa informazione a quella precedente, perché è un po' un modo per riassumere quello che poi trovate in questa slide, che è la conclusione, ossia oggi Facebook per un advertiser che utilizza la televisione ha l'opportunità sempre attraverso i nostri strumenti di raggiungere ampie masse, cioè quei 13 milioni di persone sono certamente un numero importante che fa anche il largo consumo, è un numero estremamente appealing. Dall'altra parte però c'è questa capacità di profilare e di raggiungere un audience molto molto specifica, quindi in tal senso per un advertiser, se vogliamo un po' riepilogare, il social più TV definito uguale better è uno, audience di massa, 13 milioni di persone comunque sono un numero importante ogni giorno, la profilazione e la targetizzazione rendono l'efficacia della comunicazione sicuramente, l'abbiamo visto con i dati di Nielsen, molto più elevato rispetto ad altri player. Altrettanto non va dimenticato che, lo sappiamo, lo accennava prima Andrea, alcuni target tipicamente giovani oggi hanno una propensione, un utilizzo del mezzo televisivo un po' più scarso rispetto ad altre fasce, e oggi con il mezzo web, in particolare con Facebook, sicuramente riesco a raggiungere in maniera più mirata e certamente mi permette di estendere quella che è l'audience che voglio raggiungere. Dall'altra parte, quindi, riepilogo come opportunità per un broadcaster, un po' quello che dicevamo prima, better viewing,
better marketing, cioè il concetto di socialità sicuramente un po' ritorna e certamente un'area che i consumatori oggi vogliono e cercano. Il concetto di esperienza, cioè la possibilità di vedere un programma ma altrettanto viverlo con gli altri, quindi una esperienza complessiva molto più ricca. L'opportunità di monetizzazione, abbiamo detto prima, ossia l'utilizzo di credits come uno strumento per fare business in alternativa ad altri canali come mezzo il canale telefonico, SMS e quant'altro, e poi fare marketing di prodotti in maniera efficace, se volete anche con l'esempio di Sanremo piuttosto di X Factor. Quindi pensiamo che ci siano delle opportunità un po' per questo mercato, per questi player. Il nostro ruolo non è quello di andare a occupare uno spazio di altri, ma è quello proprio di lavorare con altri per generare delle opportunità. E questo è un po' il messaggio che volevo trasferire, spero di essere stato chiaro nella presentazione, e in questo momento siamo arrivati al punto numero 3 che è domande e risposte. Se avete domande siamo disponibili.